Garic. Garic, come se non ci fosse la S. Esatto. Nasco in Ungheria nell'84, 8 marzo, genitori tutti ungheresi, no, a Szombathely. Ho vissuto fino a 14 anni lì, mio padre giocava a calcio, mia madre faceva l'atleta. Faceva, diciamo, un'ala destra, cioè 4-4-2 avrò giocato davanti a me, praticamente. Ho vissuto lì fino a 14 anni, ho iniziato a giocare a calcio a 6 anni. E a 14 anni sono andato a Vienna. Ho fatto poi 4 anni con Rapid Vienna e nel 2006 a agosto ho firmato per il Napoli. Ho fatto l'anno in B, ho fatto il primo anno in A e poi sono andato all'Atalanta il primo anno in compartecipazione e poi il secondo anno hanno riscattato l'altra metà nel fare Cigarini. E niente, quest'anno sono qui. Sono stato cresciuto così che bisogna sempre tenere gli occhi aperti e stare attento a tutto, cercare di raccogliere tutto da tutte le parti e diciamo prendersi le migliori cose. Ti piace leggere, il cinema? Cioè... Tutto, un po' di tutto, cioè quello che mi interessa tanto è la storia che mi interessava e poi le lingue. Vabbè, però anche l'ungherese che è la mia madrelingua. Ungherese. Poi il tedesco, l'inglese e l'italiano. Non mi vorrei nemmeno fermare qui, o ci sono ancora, c'è almeno una se non due che vorrei ancora. C'è l'altro francese cosa? È lo spagnolo e il russo che mi interessa, quello questo meglio se il non... russo? Sì, anche se meglio se mio padre non viene a saperlo perché mi ammazza. Visto il passato che purtroppo ha distrutto. Tra russi e ungheresi, insomma. È che ha distrutto un po' anche la sua carriera, la sua vita. Uno non dimentica mai il suo origine, praticamente. Certo, il mio passato, una cosa che fa parte di poi. Io dico che uno che dimentica dove viene vuol dire che è morto. Bisogna avere delle ambizioni, però è anche sempre importante sapere da dove sei partito. Ungherese, in quell'epoca c'era magari quello più conosciuto, era Detari. Ha giocato nel Bologna. Ecco, era sempre un sogno per me di venire in Italia, la lingua che mi è sempre piaciuta e poi, ripeto, volevo sempre arrivare in... Perché per me magari non è il campionato più bello, però è il più difficile. E dico, se uno riesce a giocare in Serie A, può giocare dappertutto. Pur magari giocando anche bene, tutto quello che poteva andare storto ci è andato storto. E per cui dico che bisogna stare molto attenti anche quest'anno di assolutamente non arrivare in quelle situazioni, perché, ripeto, io non voglio retrocedere mai più. Mio padre ne ha parlato molto bene, uno che ha vissuto il calcio e diceva che è una società appunto con una tradizione importante. Forse ricordandosi Fasti. Non abbiamo parlato di nomi, però mi ha detto appunto che è una squadra, una società importante con una tradizione alle spalle, ecco, anche 100 anni di storia comunque. E poi sono stato anche l'altro giorno al centro sportivo e visto anche delle foto, per cui si vede che negli anni passati ci sono stati dei giocatori molto molto importanti. Sì, ma per me è un bello. Ragazzi, avremo 4 anni per discutere, per parlare di certe cose. Li conoscerai tutti, ti usciranno dagli occhi.